Perdono. Senta, noi ci siamo persi, no? Lì c'è una quercia, era grande stanotte. Non è piccina. Lui è un mio amico Mario, sta male parecchio. No, sì, insomma. Allora, noi ora siamo a Frittole. Frittole? Ora, lasciamo perdere questo Frittole. Non lo voglio sentire. Da questa città di Frittole, andando via da Frittole, uscendo, si arriva naturalmente a un'altra città che si chiama Frittole. Oh, aspetta, Saverio, no, scusi, perdono. Volevamo sapere una cosa, non si preoccupi. Cioè, noi qua siamo a Frittole, va bene, si sa, ma che siamo veramente nell'anno 1400, no? Quasi 1500. Ma allora io vedo. Oh! Quanto dura questo scherzo? Con una persona che sta male come Mario, gli ho detto prima, e continua a fare questo scherzo. Non sarebbe neanche per me, a me che mi interessa. Io lo scherzo lo leggo, è Mario che sta male, non legge lo scherzo. Andare in giro vestito così. Fidellozzo, non mi fa dire cose, se ti potesse aiutare. È morto proprio... Cioè, la notte russava, questo è tutto quello che ha detto. Poi la mattina si è svegliato, ciao, morto. Ma non lo so, ma di che congrega erano? Come erano vestiti? Come erano? Fidellozzo, non mi chiede le stesse cose. Se ti potessi aiutare, io ho visto, quando andavo alla finestra, c'era una cosa tutta nera. Giuliano Del Capecchio. Giuliano Del Capecchio? Non so, perché io già l'ho detto, perché noi veniamo dal 1900, si è rotto la macchina, siamo entrati... Ma lo lascia perdere anche te, sempre le stesse cose. Ma non... sì, ha detto 40 volte la stessa storia. Ma calore. Allora, siamo qua. Vitellozzo, noi siamo, so che ora fatici, noi c'eravamo un campo, ci si è guastato il cavallo. Vitellozzo, noi siamo arrivati lì, hanno ammazzato questo qui, ci siamo rimasti male. Ma chi è che va a ammazzare la gente, scusa? Ma che lo so, chi sono, non lo so. C'è la setta d'Andrea del Salomone con quelli di Savonarola, non lo so che Savonarola. Fanno un casino, vengano qua, danno fuoco a tutto. Fanno sempre buio, se ti metto un vestito più sgargiante, ti pigliano e danno fuoco. Se non puoi guardare le donne, non può andare in giro, se tu tocchi le donne ti tagliano le mani, non lo so. Hanno rovinato questa cittadina, ma hanno morto il fratello più piccino, maledetto. Ricordati che devi morire. Com'è? Ricordati che devi morire. Va bene. Ricordati che devi morire. Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare. Hey! Chi siete? Siamo due che... Cosa fate? Cosa portate? Niente, roba... Sì, ma quanti siete? Due, siamo io e lui, dietro non c'è... Un fiorino. Si paga? Un fiorino. Oh, fermi, scusi il sacco, doganiere. Vabbè, posso andare allora. Scusi. Hey! Chi siete? Quello che è passato adesso col carro, c'è caduto il sacco qua. Cosa portate? Niente, quello di... ma siamo passati proprio adesso, stavamo qua e è caduto il sacco. Sì, ma quanti siete? Uno. Adesso, eravamo due quando siamo passati, ma uno vado a prendere il sacco. Un fiorino. Che era caduto il sacco, quello l'ha stato. Un fiorino. Ma siamo quelli... Andiamo, vai. Grazie. Hey! Chi siete? Quelli di prima sono venuti a prendere il sacco. Cosa portate? Porto olive, caciotte, pane, un po' di... Sì, ma quanti siete? Uno, io sono entrato e sto uscendo, no? Un fiorino. Cioè, uno entra e esce, sbaglio sempre un fiorino. Siamo due, tre, sempre. Grazie, arrivederci. Oh, una cazzata! Mamma mia, come ho fatto? Vada, vada. Senta. Hey! Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino!
male. Ehi! Che siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino.